Partiti nel mese di ottobre, si sono conclusi a Fano i lavori di bonifica dell'amianto al Palazzetto dello Sport Salvador Allende, un intervento che insieme a quelli realizzati all'ex mattatoio e alla palestra Venturini è tra le operazioni più consistenti finanziate dall'amministrazione comunale, grazie alla possibilità data dal governo di sbloccare dal patto di stabilità le risorse necessarie per rimuovere il pericoloso materiale dagli immobili pubblici. L'intero intervento, che comprende anche migliorie acustiche ed illuminazioni, è costato 500.000 euro circa e la struttura finalmente verrà riaperta al pubblico. In occasione del taglio del nastro, che si terrà sabato 16 gennaio alle ore 20:30, si disputerà il quinto quadrangolare di volley, un tradizionale appuntamento che vede sfidarsi i politici detentori del titolo, i parroci, l'Avis con la Proloco e i giornalisti insieme alle concorrenti di Misfano. Come sempre le squadre scenderanno in campo all'insegna della solidarietà, dell'aggregazione e del divertimento. La serata è patrocinata dal Comune e organizzata dall'Avis con il Comitato Genitori Sant'Orso. Il momento della Befana con la solita partita era stato purtroppo interrotto per i lavori del palazzetto. Noi dovevamo inaugurare il palazzetto, allora abbiamo avuto questa felice intuizione di fare un bel momento di festa, perché le società sportive aspettano con ansia la riapertura del nostro impianto più grande, cittadino. Ma si aspetta anche l'adesione di altri politici? Sì, noi dobbiamo formare la squadra di pallavolo, per ora ho 5-6 adesioni, quindi un appello ai miei colleghi di non inventare scuse, che fa male la spalla, la schiena, e di giocare a pallavolo con noi, perché dobbiamo battere la squadra dei parroci, che è molto molto forte. Quest'anno dunque non saranno le Befane del Vespa Club a distribuire le calze ai più piccini, bensì l'ente carnevalesca, che porterà quintali di dolciumi. Altra novità di questa edizione è un ospite d'eccezione, l'imitatore Antonio Mazzancella, finalista del programma televisivo Tu sì che vales. Certe notti senti il padrone, tu solo che tanto di giorno non sei. Quella notte, se sei fortunato, bussi alla porta di chi è come te. Direi da 0 a 90 anni, se vengono si divertiranno, parlo degli spettatori, perché in campo noi ce la metteremo tutta per divertirci e far divertire. Ci saranno le ormai tradizionali 4 squadre per quest'anno, poi già ho avuto altre richieste di adesioni, di poter entrare nel gioco, insomma, poi vedremo gli anni a venire. Ogni cosa che facciamo è sempre pro beneficenza e pro bambini. Quest'anno l'ingresso offerto sarà devoluto all'associazione Una Speranza per Federico. Alla serata saranno presenti anche tiro e molla, le ginnaste dell'Aurora Fano e l'Avis con uno striscione che verrà portato dai bambini della scuola primaria Filippo Montesi di Sant'Orso. Con un Ubio Vivi lato sano dello sport, con l'associazione Una Speranza per Federico e lo sport vivo che abbiamo sempre in questa bellissima città, con questo bellissimo palazzetto che è totalmente ripristinato a nuovo per una vita ancora più sana.